Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Minecraft della serie Viaggiatori. Non lo dico questa volta qui con me perché non Qui c'è. con me Adesso c'è Amis. deve sempre rovinare tutto. Ho Allora, dimenticato. no, non parlo io, ma... Allora ragazzi, oggi ci troviamo in un nuovo episodio dove in questo episodio io finirò sicuramente quel team che stavo perché come ho detto già nell'episodio scorso, volevo fare la torre di guardia, dove diciamo a fanculo. Comunque ragazzi, dove io cioè facevamo una torre di guardia e da lì potevamo vedere quasi diciamo tutto il mondo, tutta la zona circostante. Io sono un pisello, vabbè. Comunque in tutto questo adesso devo fare un piccone. Anzi, c'era un no, non sento male, Valerio, sono morto. Uè! Uè, guaglione! Dimmi! Di la tua, vai. Cosa c'è? Ragazzi, io scavo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. E Che cazzo ti ricorda? stai Ah? facendo? Che cazzo stai facendo? Non lo so. Non mi ricordo cosa dovevo fare. Cazzo è? No, vabbè. Comunque ragazzi, non perdiamoci. Cioè, ma devo vedere. Non No, che comunque. perdiamoci in chiacchiere inutili con questo Aldis. Allora, senti, io ho trovato tanto ferro nello scorso episodio. Madonna, andiamo tornando per. Allora, tralasciando le solite stronzate che dice Aldis tutti i giorni, volevo dire una Vabbè. cosa importante. Ahia, mi sono fatto male le chiappe. Come avete visto, abbiamo completato un tot di obiettivi. Però noi siamo un po', diciamo, spensierati oggi. Non so se facciamo qualcosa, qualche obiettivo, perché oggi mi sento un po' annoiato, dai. Annoiato nel senso di fare seguire sempre gli obiettivi. Voglio fare qualcosa di strano, diverso. Forse. Eclatante. Tipo ora ho sistemato un po' il polso, ho sistemato la testa sopra, almeno è più figo. Come vedete qui Alvis ha scavato una bella cosa. Oh mio Dio, mi ero buggato per 5 secondi. Guarda com'è brutto quando si bugga un personaggio. Guarda qua. Tua Scende madre. più veloce. E cosa scende più Vediamo veloce? il ratto cosa ha scavato in questi giorni. Minchia, sembra un topo di fogna. Questo è un tipo proprio pazzo. Aspetta, Cioè, vedrò un po'. tu non stai bene. Tu sei malato, ho scavato davvero così tanto? 574, zitto, 578, 471. Poi ti faccio vedere. Ah ok, ah stai iniziando la torre di guardia, giustamente. Sinceramente io non mi ricordo gli obiettivi bene. No, non ci stava, però la vorrei fare Sì, c'è la torre di qua, torre. Il faro. io. Cioè, No, no, no. a posto del faro facciamo la torre, questa qua come vuoi tu. Non so se hai capito cosa intendo. Vabbè, sto super giusto qua. Vabbè, l'unica cosa buona sai che possiamo fare? Io mi metto a fare la casa sull'albero. Allora, però Però vabbè, guarda. prima dobbiamo tagliare la legna. Facciamo questa casa sull'albero perché è uno dei miei obiettivi. È una cosa che ho sempre desiderato fare da piccolo. Solo che la mia vita è stata così brutta e sfortunata che a malapena mangiavo un po' di pane. Stati zitti, scemo. Tagliamo gli alberi. Allora ragazzi, adesso io scavo un altro poco. Trovate carbone? Sì. Allora, questo albero lo useremo come. Sì. Allora, mi serve legno, prima cosa. Sì, Lavoriamo la vai. legna. Poi mettiamo le torce, che non si vede un cazzo. Allora, mettiamo una qua. Mettiamo una qua. Allora, noi facciamo una salita. Oh mio Dio, mi ha fatto cagare sotto la pianta. Mi serve un banco da lavoro. Mi scoccio di tornare indietro, quindi facciamolo qui. Poi, dopo aver fatto il banco di lavoro, mettiamolo qui. Prendiamo il legno. Lavoriamo il legno, come se fosse una cosa normale. Sì, lavora in legno. Sì. 20 Quanto sei chiede da 1 a 10? Cosa? Ok, pezzi di carbone. adesso sto cercando di fare una cosa figa. Se ci riesco. Allora, ragazzi, dovete pure mettere qui. Che
bene, ci sono cose che tu non potresti mai capire. Ok, perfetto, sistemato. Allora, ora voglio fare una specie di piattaforma. Vorrei fare tutto che tu non fai. Non sono... ma che stai dicendo? Non mi ricordo se si fa così. Sì, si fa così. Allora, ma noi facciamo una bella cosa che nessuno farà mai. Ah! Io voglio fare che tu non fai. I pomodori. Che io fare tutti che tu non fai. Ok, così va bene. Così quando dobbiamo scendere... basti questo. Ok, scende. Ora dobbiamo vedere se sale, però. Allora, se ad esempio hai fame, serve del cibo. C'è un problema, Houston? Houston, c'è. Ok, salve. Le porte vanno chiuse, grazie. Cioè, devo morire un presto, cosa c'entra? Ok, fatto. Vabbè, lasciamo stare. Dopo sistemiamo qui, dobbiamo un po' sistemare le cose qua sopra. Allora, per il momento siamo qui. Dobbiamo rompere un paio di foglie. Queste qua che sono inutili. Ok, arrivati qui, dovremmo fare... dopo salito qui, giustamente dobbiamo salire un altro po'. Ok, tipo qui. Qui mi piace. Allora, poi così. Come si fanno le scale? Con le mani. Come si fanno gli scalini? Con i bastoncini. Ok, fino a qui ci siamo. Qui dovrebbe... Manuto, perché sei caduto in imbuto? Adesso chiedi aiuto. Aiuto. Allora, noi adesso costruiamo una piccola casetta sull'albero. Prima cosa vi consiglio di sfruttare le foglie che avete intorno, quindi facciamo... Io vi sconsiglio di stare a sentire il balone, poi... Io vi sconsiglio... capito? Cosa? Ok, qua va bene. Secondo me qui va bene. Credo, almeno spero. Non ci proviamo. Allora... E tu dici scale, va. Noi costruiamo da qui. Poi basiamoci... di chiappa. Sì, va bene qua sopra, secondo me. Allora, costruiamo prima la base. Noi, costruendo la base, riusciremo a completare uno dei più grandi passi del Medioevo. Allora. Che bug! Che è successo? Allora, io sto mettendo gli scalini. Ok. Mettendo gli scalini, si è buggato Minecraft e me l'ha fatto uscire 4 sul lato destro e 4 sul lato sinistro. Non è che sei buggato, è che se tu quando l'hai messo lo metti veloce, te le mette in due zone perché tu clicchi due volte. Non è vero, tu no, ho fatto tu. Allora che cazzo ne so. Ok, capisco che devi buttare mouse, ma non farlo in questo modo. Un po' di rispetto per la natura. Mouse perché non c'è mouse in italiano di scritto? Dopo. No. Bene. No, vicino al cane, no, noi dopo il cane facciamo us! Ma us! Ti devo ignorare sempre come al solito. Tu sei un comico? Sì. E io sono veleno. Non puoi dicere forte e forte. Allora. Devo andare a prendere altra legna, normale. Ah! È caduto Valerio. C'è un creeper lì, però lo ignoro. Se lo ignoro, lui mi ignora, vero? No. Come no? Fa saltare. Ma mettere paura. Fa boom. No. Fa boom. C'è mica questo. Oh, cazzo, questo è un altro legno. Mi serve legno normale. Che palle, non c'è mai. Ok, buttare questo albero. C'è un creeper che mi sta venendo da me, però io lo sto ignorando ancora di più. Finito. Grazie, mi serviva la legna. Non mi ha rotto l'albero. Idiota. L'unica cosa che doveva rompermi non me l'ha rotto. Ho preso i cubi. Allora, per adesso quasi finito la casetta sull'albero. Credo quasi finito. L'ho fatto. Oh, l'episodio... Sposo, io mi sono fatto un culo. Cosa? Devi mettere... aspetta, non ti do una mano. No, vattene via. E dai. Io devo fare, poi devo sistemare. Sto solo facendo il cubo del legno. Ah, sì, devi mettere... Sto un attimo sistemando, stati fermi. Ma poi scusate. Devo mettere vetrato. Devo un attimo... Ma è piccolissimo, cioè non puoi saltare, fa un po' più alto. No, è così, deve essere una casa su tetto. Sull'albero, scendi.
C'ho poca vita, se mi colpisci ti picchi. Nella realtà però, tanto domani dobbiamo vederci. Ma che mani. Allora, come vedete ragazzi, abbiamo quasi finito la casa sull'albero. Cioè, qua non proprio finito, perché devo completare alcune cose. Cioè, sistemare un po' di vetro, devo prendere altra legna per chiudere sopra. Per il momento abbiamo quasi concluso, se possiamo dire così. Cioè, in un certo senso sì. Il tempo che finisco il legno, poi nel prossimo episodio mi impegno a fare il vetro. Per adesso voglio solo completare la parte del legno. Ok, grazie. No! Scusami, non l'ho fatto apposta. Dammi il legno, please. No, perché mi serve. Ah, dove cazzo sta di legno? C'è un po' di legno qua. Ah, eccolo. Dai, ma devo fare tutto questo. No, aspetta, andiamo a prendere la legna che si avvicina alla casa dei villici. Abbiamo mai già preso. Villici fallici. Ho qua della cosa. Oh, c'è anche della. Oh, patate. Mi sono dimenticato. Ah, ecco come si corre. Dicevo io, che okay, non riesco a correre. C'ho animaletti. Poi gli animali non servono un cazzo alla fine a noi. Siamo pieni di verdura. C'è un zombie piccolo. Zombie piccolo. Spero che ti ammazzo. Ah, sto morendo. Okay. Sei morto? No, vivo. Ah, che peccato. Allora. La la la. Serve l'ascia. Cioè io ho tutte le asce. Mamma mia, che musica, che cantante. Allora, il banco da lavoro secondo me qua dentro ci può andare. Poi qua dentro mettiamo delle torce. Con le case dei villici. Ok, così mi piace, questo è proprio proprio adatto per una casa sull'albero. Allora, devo solo fare un po' di vetro però, che lo farò nel prossimo episodio, ragazzi. Ora dobbiamo fare altre cose. Altre cose succede. Altre cose bello. Altri metodi di stufa. Bene ragazzi, dai, ci fermiamo qui, perché stiamo registrando da un bel pezzo. Se sentite caldo è perché vi sto abbracciando. Ok, dopo questa cosa la posso staccare anche senza dire ciao a tutti. No ragazzi, perché ragazzi, se sentite caldo perché qua arrivano i 40 gradi. Ah, ok. Il caldo è finita. Oggetti belli rimanerà nella storia. Ok ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio completeremo la casa sull'albero e vedremo di fare un altro obiettivo velocemente, perché non so, vorremmo completare gli obiettivi. Poi avevamo intenzione di fare delle nuove cose che scoprirete molto più in là. Per adesso godetevi questi obiettivi, poi ci sarà una sorpresa per voi. Ora ci vediamo nel prossimo episodio e se questo episodio vi è piaciuto lasciate un mi piace oppure un commento. Sotto la descrizione c'è la pagina Facebook o Twitch e per favore iscrivetevi, ovviamente sempre se volete, non vi obbligo. Ciao a tutti ciao a tutti da The Oran Red e da Alvis il pisellone.